qua, rassegna stampa oggi di domenica 22 aprile, tanti auguri a tutti quanti voi per questo buon fine settimana. Sì, sono con controluce e ho anche i capelli bagnati, ma chi se ne frega, tanto quello che è importante è sentire oggi che cosa è successo. Se mi metto qua, è ancora peggio, se mi metto qua vicino, aspetta, mettiamoci qua. Eccoci, va bene? Non va bene, allora ci spostiamo ancora, eh. Eccoci, forse così è meglio, eh. Ma insomma, speriamo che sia meglio. Allora, che cosa è successo sui giornali? Beh, andiamo subito al sodo. Partiamo dalla politica, anche se la cosa che più mi diverte, l'avrete visto sul mio sito, le 10 cose da sapere sulla trattativa Stato-mafia riguardano la Stato-mafia. Cioè la trattativa del governo si incrocia con la sentenza più assurda degli ultimi anni. Non la più assurda, perché basta vedere quella di Contrada, basta vederne tante altre sulla mafia in Sicilia, che c'è poco da stupirsi. Sulla politica ci sono da dire poche cose, ma molto chiare. E secondo me la rubrica e il titolo e la didascalia migliore la fatta oggi il giornale di Vittorio Feltri, in cui ha rubricato gli atteggiamenti di Di Maio nei confronti di Salvini come molestie. Oggi, ieri, l'altro ieri, sono 10 giorni che sostanzialmente il Movimento 5 Stelle non è che corteggia Salvini, di più. Oggi ha detto: con Salvini faremo grandi cose, Salvini affidabile, Salvini di qua, tutte cose che sono abbastanza comprensibili e che io non contesto, ma fino a ieri non erano i due nemici che si trattavano, si guardavano in cagnesco. Secondo voi, scusate, in Emilia, in Friuli e Venezia Giulia non stanno litigando come le bestie per l'ultimo voto tra presidente Fedriga, il candidato del Movimento 5 Stelle? Beh, insomma, le molestie continuano perché il governo non vogliono affidarlo a, ovviamente, una cosa che interessa molto poco al Movimento 5 Stelle, cioè il PD, col quale il governo sarebbe per loro un bel imbarazzo. Buona domenica Nicola da Forte dei Marmi, beato te, io sono a Milano ma si sta bene. Il Cavaliere fa un'intervista oggi sul Corriere della Sera e dice che Matteo Salvini si è comportato sempre correttamente, che è lui il leader della centrodestra. E l'altra cosa che mi è divertita oggi su Corriere della Sera, qua, non è ancora fatto un governo, non sappiamo se sarà fatto tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, non sappiamo se Fico verrà incaricato domani dal Presidente della Repubblica per fare un giro di consultazioni che oggi tutti i giornali adombrano come un rischio al possibile accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Beh, non sappiamo nessuna di queste cose, ma oggi c'è un bel retroscena di Federico Fubini che racconta su Corriere della Sera come potrebbe diventare Ministro dell'Economia Giorgetti invece del professor De sinistra individuato dal Movimento 5 Stelle della Normale di Pisa, uno che per fortuna non sarà ministro del governo, spero, italiano, perché è 100 volte meglio Giorgetti, visto quello che lui ha detto e ha scritto in queste ultime suoi anni di carriera universitaria. Storia di cronaca che si intreccia anch'essa con la politica è la storia di questa giovane italiana di origine pakistana, è diventata italiana poche settimane fa, e che a 25 anni sarebbe, secondo il giornale di Brescia, secondo la stampa che addirittura fa l'apertura del giornale, sarebbe stata uccisa dal padre e dal fratello perché voleva sposarsi un italiano. È una storia di cronaca, io non ne farei troppo una questione, perché questa è una storia di integrazione, cioè una pakistana viene qua, diventa italiana, perché si può diventare italiana la faccia dello ius soli, della minchia di cui parlavano i politici, non rendendosi conto che l'Italia sta andando da un'altra parte. In realtà questa ragazza pakistana è diventata italiana, tanto integrata che si voleva sposare con gli italiani. Il tema ovviamente non è lei, ma i genitori, quella cultura incredibile e diciamo retrograda, per cui sarebbe addirittura stata uccisa da padre e fratello in Pakistan, secondo la denuncia che la stessa madre ha fatto. E Kim smette di fare il giochetto delle armi nucleari, e oggi l'unico pezzo che mi interessa è quello di Piero del direttore di Libero Seinaldi, che dice una cosa banale ma sulla quale effettivamente nessuno di noi non aveva riflettuto: ma scusatemi, Trump non era il coglione, non era il deficiente, non era il cretino, non era il minus abens, ma mi sembra che lui, a dispetto di tutti gli altri presidenti, è riuscito a portare a miti consigli il dittatore pazzo della Corea del Nord. Chissà se questa glielo riconosceranno sempre a Trump, invece di fare i sofisticati sulle sue politiche estere, magari si potrebbero accorgere che su questa vicenda, forse meglio che sulla Siria, aggiungo io, si è comportato bene. Sulla trattativa Stato-mafia finalmente arriviamo. Allora, io ho scritto le 10 cose da sapere su questa trattativa farsa e le trovate sul mio sito nicolaporro.it. Ho sintetizzato le 10 follie di questa farsa, ma sono cose allucinanti. Oggi che cosa i giornali mi hanno raccontato?
mangiato in più rispetto a ieri, forse una sola cosa che ovviamente si inserisce nelle farsa che già ieri avevamo capito. Ciao Alessandro da Lugano, la cosa che mi ha colpito particolarmente è l'intervista a Maroni, che mi sembra abbia fatto il Corriere della Sera. Maroni è stato ministro, o forse il Giornale, non mi ricordo, forse il Giornale, era ministro degli interni del governo Berlusconi nel 94, quando in quei 8-9 mesi ha fatto il governo nel 94 Berlusconi, e Maroni dice e racconta come in realtà la sua lotta alla criminalità mafiosa fosse un imperativo del governo Berlusconi, altro che trattativa Stato-mafia. Cioè in realtà Maroni, ministro leghista della prima ora del governo Berlusconi, certifica la battaglia contro la mafia del governo Berlusconi. Ma la cosa che mi interessa di più è che Maroni, guarda caso, fa parte proprio di quella forza politica, la Lega, che sta trattando col Movimento 5 Stelle, che è esattamente il partito che vuol fare un accordo con la Lega, ma sulla base che Berlusconi è un mafioso e che la trattativa Stato-mafia lo dimostra. Vi segnalerei, come ricorda oggi Facci, ma non solo Facci, sul Libero, come il PM Di Matteo, che è fissato con Berlusconi, ieri fece un'intervista contro Berlusconi, è candidato a fare ministro della giustizia per il Movimento 5 Stelle e si è presentato anche alla convention del Movimento 5 Stelle di Casaleggio a Ivrea, dove il giornalista Jacopo Iacoboni è stato cacciato a calci nel sedere, si è presentato per dire qualcosa, che Berlusconi è un mafioso. È difficile fare un accordo, io penso, con mettendomi nei panni di Forza Italia, di Berlusconi, ma delle persone ragionevoli, di tutte le centinaia di persone, oggi le ricordo il fatto, sfottendole, ma sono tantissime, che dissero che questa era una trattativa farsa. Va bene? L'altra cosa che oggi ho notato, diciamo di più rispetto alla trattativa Stato-mafia, è che, ricorda oggi Fazzo, che Provenzano fu arrestato proprio dai Ross che avrebbero fatto la trattativa con lui, oltre ad avere da Berlusconi, scusatemi, proprio da Berlusconi. Bernardo Provenzano, che divenne capo della mafia dopo Riina, fu arrestato nel governo di Berlusconi nel 2006, che secondo l'accusa trattativa Stato-mafia l'avrebbe fatta con Provenzano. È una roba che non sta né in cielo né in terra. Ricordatevi, ve l'ho detto ieri, ma ve lo voglio ricordare 100 volte, quando Tortora fu condannato in primo grado a 10 anni, si trovarono prove schiaccianti secondo l'accusa e secondo i giudici contro di lui. I centrini che venivano mandati da un mafioso in carcere venivano considerati la cocaina, cioè un mafioso dal carcere mandava i centrini a Portobello, e durante l'accusa si disse, altro che centrini, era un modo, era un gergo per dire che il mafioso chiedeva a Tortora se gli erano arrivati, se gli fossero arrivati i centrini, intendendo se gli fosse arrivato, diceva l'accusa con la sua solita malafede, se fosse arrivata la cocaina. Cercano i centrini per cercare il Rai questi centrini e non si trovano. Ecco, è chiaro che non si trovano, perché era cocaina, erano centrini e in Rai si erano persi, ma sulla base dei centrini e sul nome in un'agenda in cui c'era Tortone e non Tortora, fu condannato a 10 anni. Tra l'altro, contro Tortora ci furono persone che l'avevano visto, mafiosi che l'avevano incontrato, gente che c'era stata a cena, ci fu un diluvio di mafiosi che lo incontrarono, perché venivano tenuti in caserma e si parlavano tra di loro e complottavano contro Tortora. Fu poi assolto in secondo grado, ma quello che vi voglio ricordare è, non credete alla mia inveterata contro la trattativa Stato-mafia, dite non è possibile che esistano dei processi siffatti, guardate per favore la storia della trattativa Stato-mafia, della trattativa dei ventriti su Tortora, e vi renderete conto il rischio che si corre. Così come ovviamente a me ancora fa schifo, fa ribrezzo l'idea che un carabiniere come Lombardo si sia suicidato per Santoro, Orlando e questi professionisti dell'antimafia che hanno talmente screditato questo povero carabiniere che si uccise e fu trovato morto proprio dal capitano ultimo qua in questura. Ma è la storia lunga, forse Lino Iannuzzi è quello che l'ha raccontata meglio in tutte le sue reportage per il Giornale dell'epoca. L'ultima cosa che vi voglio ricordare è che lo ammette anche oggi il Fatto, ma che di fatto il Fatto oggi deve andare oltre, deve dire Berlusconi, Dell'Utri, ma la cosa incredibile è che la trattativa Stato-mafia prevede un reato che non è quello, il reato di trattativa, ma di minaccia o di violenza contro un organo politico dello Stato. Questo è il motivo per il quale sono stati condannati a 12 anni. Minaccia o violenza contro un organo politico dello Stato. Chiaro? E chi è l'organo politico dello Stato contro la quale è stata usata la violenza, secondo voi, in tutta la trattativa Stato-mafia? Chi è? Chi sarebbe?
Silvio Berlusconi. Cioè lui sarebbe la vittima, sarebbe stato la vittima della trattativa Stato-mafia e viene oggi sputtanato perché lui è vittima. Però è stata vittima di chi? Di un suo amico, cioè dell'Utri. E quindi siccome era un suo amico viene considerato mafioso lui stesso. Una delle cose più straordinarie che ho letto oggi nei resoconti è che sapete quale sarebbe uno degli esempi della trattativa Stato-mafia, delle cose ottenute grazie a dell'Utri Berlusconi nella trattativa Stato-mafia? I programmi di Sgarbi su Canale 5. I programmi di Sgarbi! Che avrebbero avuto un atteggiamento garantista, quindi a favore della mafia. Vabbè, lasciamo perdere. Se volete vedere tutte le incongruenze su questa roba, la trovate sul mio sito nicolaporro.it. 10 cose da sapere per utilizzare al bar contro quei coglioni che vi continueranno a dire che Berlusconi è un mafioso per la trattativa Stato-mafia. Benissimo. La mafia c'è. La mafia è un disastro, la mafia ha fatto stragi, ma non si combatte con la trattativa Stato-mafia. Si combatte con Mori, con il ministro Maroni, con De Donno, con Subranni. Non si batte con questi cretini, con le agende rosse, cretini. Bene, intervista favolosa oggi al presidente della Brembo, Bombassei, ci racconta come un'azienda partita con 10 persone nel 1961 è diventata leader mondiale dei freni, 10.000 dipendenti, 2,5 miliardi di euro. Quando si presenta alla Camera vede un neodeputato, saluti dal Pakistan Paolo, vede un neodeputato che balla il tip tap sui banchi del Movimento 5 Stelle e Bombassei gli dice ma insomma un po' di decoro, e quello gli ha detto stai zitto coglione. Questa dice è Bombassei, è il mio ricordo dei miei 5 anni in Parlamento. Bene, per fortuna che c'è il report, perché nell'inchiesta di report si certifica che la flat tax non serve a nulla, anzi è dannosa. Se questo è il servizio pubblico, viva il servizio pubblico, mettiamola così. E direi che per oggi è tutto, condividete questa zuppa se vi piace, buon fine settimana a tutti quanti voi, ciao.